Joseph Frank Pesci è un attore e musicista statunitense di origine italiana. È noto principalmente per l'interpretazione del mafioso italo-americano Tommy DeVito in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, che gli permise nel 1991 di vincere il premio Oscar nella categoria miglior attore non protagonista. Inoltre, ha recitato in altre tre pellicole di Scorsese, Toro Scatenato, ruolo per cui ricevette la prima nomination al premio Oscar, Casino e The Irishman. Per quest'ultimo, nel quale interpreta il boss mafioso Russell Bufalino, riceve le lodi della critica e viene nominato per un terzo Oscar, sempre nella sezione miglior attore non protagonista. Joe Pesci nasce a Newark, nel New Jersey, figlio di Angelo Pesci, autista di carrello elevatore per la General Motors e barista di origini torinesi, e di Maria Meshe, una parrucchiera part-time, originaria di Aquilonia. Il giovane Joe è cresciuto a Belleville, New Jersey e ha frequentato la Belleville High School. Negli anni 60 lavora nella sua città come barbiere. Debutta sul grande schermo nel 1961 nel film musicale Hail, Let's Twist diretto da Greg Harrison, dove interpreta un piccolo ruolo non accreditato di un chitarrista. Il primo ruolo da protagonista è del 1975 in un film poliziesco a basso budget chiamato The Debt Collector, dove recita al fianco dell'amico Frank Vincent. Il film non ottiene il successo sperato e Pesci lascia il mondo dello spettacolo e torna nel Bronx per lavorare in un ristorante italiano. Nel 1979, ricevette una telefonata da Martin Scorsese e Robert De Niro, rimasti colpiti dalla sua performance in The Debt Collector. Gli offrono di interpretare il co-protagonista al fianco dello stesso De Niro, in Toro Scatenato. Pesci accetta e per la sua interpretazione di Joey La Motta, fratello del pugile Jake, si aggiudica il BAFTA per il miglior attore esordiente e una nomination al premio Oscar per il miglior attore non protagonista. Questa pellicola gli conferisce una notorietà immediata e sancisce l'inizio del sodalizio artistico tra Pesci e Robert De Niro, che continua negli anni grazie a film di grande successo come C'era una volta in America, Quei bravi ragazzi, Bronx, Casino e The Irishman. Nel Saturday Night Live nasce un famoso sketch chiamato The Joe Pesci Show, basato proprio sull'imitazione dell'attore e del suo amico De Niro. Durante gli anni 80 recita in svariati film, tra cui Eureka di Nicholas Roeg, al fianco di Gene Hackman e Rutger Hauer, sempre nel 1983 e in Soldi facili di James Signorelli. Nel 1984 è nel cast di Tutti dentro diretto ed interpretato da Alberto Sordi, e nel capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta in America, accanto a De Niro, James Woods e Bert Young. Nel 1987 recita in Pericolo in agguato di Eli Ciurraqui. Nel 1988 recita con il cantante pop Michael Jackson nel musical Moonwalker, dove interpreta l'antagonista Frankie Mr. Biglideo. Due anni dopo ha recitato nel blockbuster per famiglie intitolato Mamma, ho perso l'aereo, impersonando il personaggio di Harry Lime, uno dei due ladri maldestri, che tentano di rubare nella casa del personaggio interpretato da Macaulay Culkin. Due anni dopo, ha ripreso il suo ruolo nel sequel, Mamma, ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. Joe Pesci ha impressionato critica e pubblico per l'interpretazione nel film dell'amico Scorsese, Quei bravi ragazzi, accanto ad altri attori affermati come De Niro, Frank Vincent, Paul Sorvino e un giovane Ray Liotta, dove interpreta Tommy DeVito, un gangster con raptus di ira e violenza, e che gli vale il premio Oscar come migliore attore non protagonista. Dopo il successo di Quei bravi ragazzi ha dimostrato di sapersi destreggiare abilmente sia in ruoli drammatici sia in ruoli comici. Tra le sue interpretazioni comiche di maggiore successo vi sono i già citati Mamma, ho perso l'aereo e nel sequel Mamma, ho riperso l'aereo,
mi sono smarrito a New York, ma soprattutto mio cugino Vincenzo, commedia brillante in cui interpreta il ruolo di un avvocato inesperto ed incline alle gaffe. Ha partecipato anche a numerosi thriller di successo come JFK, Un caso ancora aperto, diretto da Oliver Stone, e Occhio indiscreto, diretto da Howard Franklin. È apparso anche nel secondo e terzo e quarto capitolo della saga action movie Arma letale diretta da Richard Donner. Nel 1999, Pesci lascia la carriera d'attore per intraprendere la carriera di musicista e godersi la vita lontano dalla macchina da presa. Ritorna a recitare nel 2006 in un cameo in The Good Shepherd, L'ombra del potere diretto da Robert De Niro, mentre nel 2010, ritorna protagonista dopo 11 anni in Love Ranch dove interpreta il proprietario di un bordello. Nel 2011 insieme a Don Rickles gira uno spot televisivo della famosa marca Disney Sneakers. Nel 2011, fece causa alla Fiore Films e i produttori del film Gotti, per aver infranto la promessa di scritturarlo nei panni del gangster Angelo Ruggero. Pesci dichiarò di aver preso 30 libbre per il ruolo. Il risarcimento richiesto era di 3 milioni di dollari, che era il pagamento che gli era stato promesso. La vicenda è stata risolta nel 2013, tramite un accordo tra le parti per una somma non specificata. Al termine della travagliata produzione del film, il ruolo fu assegnato a Pruitt Taylor Vince. Nel 2016 è comparso nel documentario musicale Jimmy Scott, I Go Back Home, in cui è filmato durante la registrazione di The Foxful I Vol De Il, traccia presente nell'album postumo di Jimmy Scott, intitolato I Go Back Home. Nel 2019, a 24 anni di distanza da Casino, torna a lavorare con Martin Scorsese in The Irishman, al fianco di Robert De Niro, Al Pacino e Harvey Keitel, in cui interpreta il ruolo del boss Russell Bufalino. Nel 1968, pubblica il suo primo album intitolato Little Joe Sure Can Sing con lo pseudonimo Joseph Ricci, in cui è accompagnato dal suo migliore amico e futuro attore Frank Vincent. Nel 1998, esce il suo secondo album, chiamato Vincent La Guardia Gambini Sings Just For You, dal quale è stato estratto il singolo Wise Guy, un brano rap sul tema mafioso. Wise Guy è stato co-scritto e prodotto dalla Polk & Tony Pop, la casa di produzione più nota come Trackmasters. Questo album, che è al tempo stesso divertente e serio, esplora una grande varietà di generi, anche se fondamentalmente è un disco jazz, che rende omaggio al personaggio da lui interpretato nel film del 1992 Mio Cugino Vincenzo, non solo attraverso il suo titolo dell'album, ma anche per la traccia principale Io Casombini, che oltre all'inglese, ha cantato anche in italiano e spagnolo. Il 29 novembre 2019, è uscito il suo terzo album, intitolato Still Singing. Il disco vede la partecipazione di Adam Lavin dei Maroon 5, Jimmy Scott e del trombettista Arturo Sandoval. L'uscita è stata anticipata dal singolo Baby Girl. Nel 1964 si è sposato e dalla prima moglie, da cui ha poi divorziato, ha avuto una figlia, nata nel 1967. Nel 1988 ha sposato l'attrice Claudia Aro, da cui ha avuto una figlia. La coppia ha divorziato nel 1992. Inoltre, tra il 1995 e il 1997 è stato fidanzato con l'attrice Leigh-Anne Littrell, mentre tra il 2000 e il 2008 è stato fidanzato con l'attrice e modella Angie Everhart. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Joe Pesci è stato doppiato da Grazie per l'attenzione.
iscriviti al canale.